Allora, l'anno scorso ho vissuto per motivi personali un periodo un po' difficile in cui ho bisogno di staccarmi proprio da tutto. E per me la migliore terapia quando ho questi periodi, perché mi conosco, è andare in un posto lontano dove non mi conosce nessuno, dove sto da sola e ho bisogno di riflettere un po' su me stessa. Ho scelto il Perù, era da molto tempo che volevo andare in Perù, mi affascinava. Il fascino del lontano, dell'esotico, della cultura inca. Ed è stato un viaggio così bello che ho deciso di trasformarlo in un libro per raccontare quello che ho vissuto e soprattutto un'esperienza incredibile che è stata quella di andare così lontano per riavvicinarmi tanto a me stessa, a episodi della mia infanzia e quindi ho voluto restituire queste emozioni attraverso questo libro e sono molto emozionata perché proprio qui a Chiavari è la prima volta che vengo a parlarne, anche se non è la prima volta che vengo a Chiavari, perché la prima volta che sono venuta a Chiavari è stata fine ottobre del 2002 al teatro. Con un musical che si chiamava Emozioni, io e Ambra Angiolini, e quindi è la seconda volta. Mi dispiace, adesso è chiuso questo teatro, insomma, spero che venga riaperto il prima La possibile. parola così della sua vita, se dovesse sceglierne una che... Guarda, ho imparato nella mia vita che ci sono delle persone che usano la parola come un'arma per cercare di distruggerti e di cambiarti l'umore della giornata. Per tanto tempo ci sono riusciti. Per esempio a scuola ricordo che tutto quello che mi dicevano quando veniva fatto il mio cognome, durante l'appello o durante le lezioni, soprattutto quando c'erano i supplenti, parole offensive perché ero effeminata, effettivamente all'inizio loro sono riusciti a cambiarmi l'umore, a rendermi più malinconica, a darmi anche un senso di autocolpevolezza, come se fosse colpa mia la mia diversità ed era qualcosa di cui mi dovevo vergognare e che loro avevano ragione a sfottermi. Tanto da decidere un giorno di abbandonare la scuola. Nonostante io andassi molto bene a scuola, ho sempre amato studiare, mi ricordo che mi affascinavano tantissimo le lezioni degli insegnanti, li considero sempre i primi grandi spettacoli che mi hanno emozionato, le belle lezioni, per esempio sulla letteratura, sulla poesia, sulla geografia, sulla storia degli insegnanti. Eppure, nonostante questo, sentivo quella scuola, quella classe così ostile che non ce la facevo più ad entrare in quel posto, anche perché gli insegnanti spesso giravano la testa dall'altra parte, facevano finta di non sentire che io ero la preda dei bulli, quando ancora il termine bullismo non esisteva e non esisteva neanche il termine omofobia. Quella mattina che mi svegliai e che preparai i libri, quel tragitto da casa mia fino ad andare a scuola, che erano solo 10 minuti a piedi, furono davvero per me faticosi. Trascinavo a fatica ogni passo pensando che faccio, ci vado, non ci vado, e decisi di non andarci. Me ne andai in un parco a meditare sul mio futuro. Il giorno dopo però io devo avere qualche angelo, qualche stella, qualche protezione da qualche parte, perché il giorno dopo invece mi sono sentita possedere invece da una forza diversa, da una resilienza, una voce interiore che mi ha detto no, tu non devi darla vinta a coloro che usano le parole non per scrivere poesie ma per offendere qualcuno e quindi resisti, sono tornata a scuola, certo con tutte le difficoltà, ma quel giorno in cui mi sono laureata con 110 e lode davanti allo sguardo orgoglioso dei miei genitori con le lacrime agli occhi è stata la dimostrazione che quel giorno ho fatto bene a resistere. Tra questa macchina che è un po' lenta, un po' elefantiaca.
cosa gli diciamo? La Presidenza della Repubblica. No, comunque a entrambi le parti, insomma, ai nostri politici per darci un governo. Di formarlo un governo. Cioè, datevi da fare, datevi una mossa, perché penso che andare a nuove elezioni non lo voglia nessuno, non lo vogliono in realtà neanche i politici, e soprattutto non lo vogliono gli elettori. Quindi è chiaro che nessun governo sarà una risposta alle aspettative popolari, perché né chi ha votato 5 Stelle, né chi ha votato la Lega, né ha pensato che poi un giorno si presentassero insieme. Non è stato neanche tanto detto durante la campagna elettorale. Però se si riesce appunto a formare un governo, come io spero, perché comunque devono essere messi alla prova, spero davvero che si occupino dei tanti problemi che abbiamo. Dal punto di vista dei diritti, che cosa si aspetta dal nuovo governo? Nulla, cioè allora dipende da che governo si formerà. Sono sincera, nulla. Parto da un presupposto: dato che appena si è paventata l'ipotesi di un governo Movimento 5 Stelle Lega, molti miei amici che avevano già fissato la data delle unioni civili mi hanno subito consultata un po' preoccupata della serie, oddio, adesso questi vanno al governo, aboliscono la legge sulle unioni civili. Voglio intanto rassicurare che, a parte che non c'è stato proprio una campagna elettorale, il tema aboliremo le unioni civili, a parte una battuta infelice di Berlusconi che poi dopo è stato subito ripreso da Malacarfagna. Quindi tutti hanno capito che ormai le unioni civili fanno parte della nostra tradizione, che anche coloro che all'inizio si erano lasciati convincere da quell'istigazione alla paura di chi diceva se fanno le unioni civili toglieranno qualcosa a chi si può sposare tradizionalmente, hanno scoperto che così non è, perché una coppia di giovani non teme le unioni civili, ma teme di avere un lavoro che non gli consenta poi di chiedere un mutuo in banca per avere una casa. Queste sono le paure vere. Quindi sicuramente non le aboliranno. Penso che se oggi un politico chiedesse di scendere in piazza contro le unioni civili, persino coloro che erano contrari all'inizio avrebbero qualche difficoltà scendere in piazza. Ormai vediamo, ci sono servizi giornalistici, è diventata abbastanza accettata. Mi dispiace che ovviamente non credo che questo nuovo governo si occuperà di temi molto importanti come quello dell'omofobia e della transfobia, che a me interessa, guarda, quasi più che da un punto di vista punitivo, più che da un punto di vista educativo. E ovviamente non si occuperanno del tema della omogenitorialità o della stepchild adoption, questo di sicuro no. Tu con la politica hai chiuso? O ci pensi ancora? Allora, io ho fatto politica dal 2006 al 2008, non ho mai pensato alla mia vita come in una carriera politica di lungo corso, sono sincero. Ho sempre pensato che fosse qualcosa a scadenza, perché comunque io faccio altro. Però ci sono dei momenti in cui mi verrebbe voglia di ritornare in politica, quando sento dire delle cose, quando... Quindi, che dire, più che chiudere, ho socchiuso, ecco. Non si sa mai, sono giovane, come potete ben vedere dal mio aspetto, quindi ho ancora una lunga vita davanti. E ti riconosceresti ancora in quell'area? Rifondazione o quello che c'è adesso, l'EU? Io mi riconoscerei in un'area meno litigiosa, più unita, in cui la gente veramente possa avere almeno il tempo di ricordarsi la sigla che va a votare. Ecco. E l'esperienza del... Io ho fatto un'esperienza di reality, che è quella dell'Isola dei Famosi, che tra l'altro mi ha anche fatto smettere di fumare, che è stata la conquista più grande. E dopodiché ho anche partecipato a alcune trasmissioni televisive come opinionista, poi mi hanno offerto anche di fare altri reality, sia all'estero sia in Italia, ma ho rifiutato perché ho fatto un'esperienza, basta quella, ecco. E nel suo futuro che cosa vede altro, come progetti professionali?
Spero che da un mio precedente libro, che si chiama Eldorado, un romanzo che ho pubblicato con la Bompiani, possa essere ricavato un film, perché l'argomento è molto interessante, una storia vera, la chiusura di un locale dove si esibivano, allora non si chiamavano drag queen, erano spettacoli a travestì, talmente famoso a Berlino negli anni 30 che Marlene Dietrich si esibì su questo palco, e a marzo del 33 questo locale venne chiuso dai nazisti e tutti coloro che vennero trovati in questo locale furono portati nei campi di concentramento, molti dei quali fecero una brutta fine. Una storia che non è stata mai raccontata. Io mi sono trasferita a Berlino per un po' di tempo per raccogliere materiale e finalmente, posso solo dire questo, ho trovato qualcuno che si è importante, che si è dimostrato interessato a ricavarne un film. Come va usata la parola, secondo te? Che prima hai fatto anche questo riferimento al tuo passato. Possibilmente collegata al cuore e al cervello, più che altre parti basse del nostro corpo che eviterei di menzionare essendo una signora. E anche un po' riflettendo, penso che in questo periodo in cui la velocità sembra la grande virtù, spesso si usano parole un po' a effetto, a vanvera, giusto per avere un titolo di giornale o ancora peggio sui social, sperando di essere ritwittati. Si è scoperto che le parole d'odio hanno molto fascino e quindi si fa a gara a chi riesce a essere più cattivo, a chi riesce di più a trasformare la rete internet in una rete fognaria. E quindi una cosa che ho anche riflettuto su me stessa, pensarci un po' di più. Penso che alcuni social, sia WhatsApp che Twitter, come Instagram, dovrebbero avere, non lo so come, una specie di applicazione che una volta che tu hai mandato il messaggio ti dovrebbe dire rileggilo, sei proprio sicuro di quello che hai scritto? Non è che è un po' esagerato? Anche post su Facebook, cioè, ci sono stati anche casi di problemi anche sentimentali, di sfidanzamenti dovuti anche a certe leggerezze. Che non si è fatto il governo, cioè è la politica che è cambiata o è la televisione? Beh, è chiaro che quando un politico vuole raggiungere un numero elevato di persone va nei programmi popolari. Devo dire che negli ultimi giorni noto il successo che ha avuto Di Martedì, proprio che ha addirittura messo in difficoltà lo stesso Grande Fratello. Salvini, ospite di Di Martedì, che ha fatto un ascolto incredibile. Cioè, ci sono però dei momenti in cui la gente è preoccupata, seriamente preoccupata, perché comunque, sai, lo spread, a parte chi lo vuole vedere come lo strumento che viene utilizzato per screditare un governo formato, un governo che si sta formando, effettivamente mette in difficoltà i risparmi delle famiglie, no? E quindi la gente preoccupata segue i programmi, in questo periodo i programmi dei talk show politici, cosa che non ha fatto nell'ultimo periodo. Il tuo consiglio quindi è quello di fare un viaggio magari a riscoprire se stessi anziché preoccuparsi anche per i problemi politici? No, chi si occuperà dei problemi politici dovrebbe rimanere qui, con il corpo e con la mente, con i nervi saldi. Cosa, ecco, per esempio, che vorrei dire è questo: io so che anche da qui, da Chiavari, tra l'Ottocento e il Novecento tanta gente è andata in Perù per cercare lavoro, tracce che sono rimaste anche nella toponomastica. E io, quando sono partita per andare in Perù, sono capitata accanto a una ragazza che per motivi di lavoro avevo dovuto lasciare il Perù e che andava a fare un regalo di una sorpresa al papà anzianissimo che compiva gli auguri di compleanno. Mentre me lo diceva, lei le sgorgavano delle lacrime. Ecco, è vero, c'è un problema di migrazione, è sicuramente vero,
ma non perdiamo mai di vista il lato umano, ma non dobbiamo mai lasciarci indurire il cuore e ricordare, ad esempio, che tutte quelle persone che magari possiamo anche vedere con fastidio, sono tante persone che vorrebbero anche avere la possibilità di festeggiare un compleanno con degli affetti che hanno lasciato lontano. Per la prima volta sono stata a fine ottobre del 2002 per uno spettacolo, una tournée, Emozioni, con Ambrangiolini, Sabrina Salerno, con la regia di Sergio Iapino. Però era fine ottobre e non mi sono potuta fare il bagno. E ho conosciuto Chiavari, centro storico, i portici, bellissima. E questa volta sono venuta e ho detto voglio farmi un bagno a Chiavari, ma le previsioni del tempo dicevano che non mi sarei potuta fare un bagno, ma dato che Chiavari mi vuole molto bene, è bastato che io andassi in mare, guardassi queste nuvole grigi, soffiassi un po', si sono diradate, è uscita fuori una giornata splendida, un mare bellissimo. Poi mi piacciono questi ciottoli che avete, queste pietre levigate, così lisce, e allora mi sono fatta non uno, ma tre bagni, ho fatto anche snorkeling ed era pieno di pesci. E beh, città bella, tenuta bene. Io ovviamente la giudico non da cittadina, da residente, da persona che ci viene per qualche giorno, però bella, poi Piazza Mazzini è bellissima, è la mia preferita.